Venezia l'Abruzzo già si presenta come un set cinematografico. Dialogando con Boris Sollazzo, vice direttore di The Hollywood Reporter, nel padiglione Italia all'Hotel Excelsior del Lido, il presidente Marco Marsilio ha svelato le iniziative in programma con l'Abruzzo Film Commission, riportando l'attenzione della Mostra del Cinema di Venezia sul fascino dell'Abruzzo, regione dei parchi e dei trabocchi, dell'orso e della presentosa, del mare e della montagna, che al settore cinematografico, con la Film Commission, offrirà certamente grandi opportunità. Grande interesse alla Mostra del Cinema di Venezia per la Film Commission dell'Abruzzo. L'abbiamo presentata oggi alla presenza dei più importanti operatori del settore cinematografico. 2 milioni a bando dal mese di ottobre per le produzioni da svolgersi in Abruzzo e che magari parlano e raccontano storie abruzzesi. Nelle prossime settimane la costituzione formale della Film Commission con l'approvazione in giunta dello statuto e poi l'atto notarile e tutti i passaggi che gli daranno corpo e vita. Ci siamo, l'Abruzzo c'è, finalmente partecipa a testa alta, a pieno titolo al mondo della produzione cinematografica, forte anche della sua storia, nonostante l'assenza di un soggetto promotore del proprio marchio e delle proprie capacità produttive. Oltre 150 titoli nel corso della storia del cinema sono stati girati nel nostro territorio. Puntiamo a tornare ad essere, a diventare protagonisti anche noi di questo mercato, che ha una grande potenza nel trasmettere, nel proiettare nel mondo le immagini della terra, delle tradizioni, della cultura abruzzese, con un forte ritorno economico legato in particolare al turismo.